Signori, bentornati in un nuovo episodio di Ark. Nell'ultima puntata abbiamo finalmente recuperato il triceratopo e io in vostra assenza ho preso un parasauro, ma in vostra assenza ho anche iniziato a costruire casa. Signori, questa sarà la nostra casa. Per adesso non è completa, il capanno lo lascerò comunque. Guardate questa mod qui che ho scoperto. Metti la carne e ti crea carne marcia. E io che mi dannavo la vita a splittare le robe quando c'era sta roba. Qua abbiamo il banco da lavoro al solito. E niente, sta mod è fantastica, si può fare di tutto. Ma per adesso vi faccio vedere più o meno come sarà organizzata la casa. Per adesso è vuota, più o meno è solo un po' la struttura. Non farò il tetto classico di come lo faccio di solito, ma farò tutta una terrazza. Questo lato è l'ingresso normale, mentre quest'altro lato è praticamente il magazzino. Lo lascio aperto in questo modo, in modo che si ci potrà entrare direttamente con un dinosauro e scaricare le risorse negli appositi armadi che poi saranno sparpagliati qui. Si entra, qua abbiamo un grosso ingresso con vista incredibile. Qua farò il bagno sotto la scala. Si sale, altra vista per guardare davanti. Guarda qua le scale, mamma mia ragazzi, sta mod quanto è fantastica. E poi qui farò di nuovo le scale per la terrazza. Ovviamente qua si sarà fatta magari una tettoia, tipo un gazebo giusto lì perché c'è l'ingresso delle scale. Però tutto sommato è tanta roba. Un'altra roba, questo animale qui, che l'abbiamo preso nell'episodio precedente, questo animale è una bomba. Cioè non è un ottero normale. Guarda, mettiamoli accanto giusto per farvi capire un pochino. Allora, questi qui sono gli ptero normali, i classici ptero che abbiamo appunto su Ark. A parte ad essere più piccoli, perché questo qui è molto più grande comunque, cioè è proprio più grande, c'è poco da dire. Saranno le piume, saranno chissà cosa, ma è proprio anche più grande a livello di proprio di corporatura. Ma se guardiamo le statistiche, guardate qui, quest'animale ha la stessa identica velocità di un ottero, ma trasporta molto più peso. Cioè significa che questo animale è OP, raga. Questo animale è strautile, permette di spostarsi un po' ovunque. Infatti, grazie a lui sono andato a prendere un po' di cristalli che ho usato per fare i vetri, per farmi il cannocchiale. E in una chest ho trovato questa pistola. Ho trovato la pistola d'oro. Cioè, questa qui è d'oro. La pistola leggendaria, insomma, quindi fa più danno. E la fornace ho messo un bel po' di ferro che sta ancora squagliando. Qua nelle casse, vabbè, abbiamo trovato un sacco di roba nello scorso episodio. Alcune qui, altre sono lì, quindi abbiamo un mare di materiale. E in questo episodio vorrei andare. Dove cazzo è il parasauro? Ah, mica, mi stava sfondando gli occhi. Ecco, questo è il mio parasauro. Mamma mia, 1200 di peso trasporta. Le coltivazioni vanno male perché non ha efficienza sta roba qui. Bisognerebbe fare una serra, ma serve ferro, cristalli e pasta cementizia che noi non abbiamo. Allora, l'idea per questo episodio è di procurarci un carnivoro, qualcosa che ci permette di andare a caccia e soprattutto qualcosa che ci permette appunto di uccidere, sopravvivere senza farci ammazzare, in modo da poter raccogliere chitina, oggetti utili. In mare, dopo aver visto quello squalo, io eviterei di andarci per il momento. Quindi direi di esplorare magari con lui, che oltre ad essere veloce, raccoglie pure un bel po' di roba. Posiamo tutto ciò che abbiamo sul parasauro per adesso velocemente, così non perdiamo troppo tempo. E direi di metterci in viaggio. Guardate qua, veloce. Mamma mia, sta animale è proprio bello, raga. Guarda qui. Guarda che mod. E non è manco fortissimo perché non l'abbiamo trovato di livello alto. Questa era, mi pare, al 90. Allora io andrei. Guarda pure il vigore. Quanto ha di vigore questo? 1050 di vigore, raga. Ma è forse troppo OP rispetto all'optero normale. È tipo 5 volte più forte di un optero. Ok, andrei dove c'è il fascio di luce per vedere. Cos'è? Ferro pure qui. Mamma mia. Oh, cosa riusciamo? Una sella per l'uccello del terrore ascendente. Ah, se la riusciamo a trovare, almeno ci evitiamo le risorse di una sella. Qua ci sono altri due parasauri. Noi abbiamo una femmina. Qua c'è un maschio. Ma non mi interessa, anche perché il parasauro possiamo trovarlo sicuramente più vicino da a casa nostra. Cos'è? No, vabbè. È un Quetzaltec. Ma che livello è? E per prendere il Quetzal comunque mi serve un tipo un grifone. A livello 18 è una merda. Ma sai che ti dico? Lo uccidiamo se riusciamo, così almeno ci prendiamo sicuramente delle risorse importanti come circuiteria, roba del genere, polvere. Cosa che ci serve comunque. Ma guarda come scappa, figlio di puttana.
Attenzione, immortale. Arriviamo a 78 al colpo. Questo animale non fa un cazzo di danno. Oh, 30. Oddio, una cazzo di giraffa. Perché sono tutti RGB? Ma mi attacca. Aia. Porca puttana la giraffa. Ma che cazzo di animale è? Cosa rappresenta? Oddio, un elefante. Wow. Livello 140. Aia, un raptor. Madonna, si è incazzato con l'elefante. Oddio, che cazzo è? Un cavallo incredibile. Ma che livello è sto raptor? Livello 50. Andate a far culo. Tutti e due. Un raptor lo prenderei volentieri. Bisogna vedere se non muore. Che c'è la giraffa incazzata ancora. Ce l'ha con me. Ma oh, vaffanculo. Comunque, noi ridiamo e scherziamo. Ma siamo arrivati al castello. Ah, non è un castello dove si ci può fare una base. Cosa abbiamo qui? Oddio, ma è pieno di pipistrelli. Oddio. Oh, porca puttana. Direi che sono incazzati. Mamma mia, raga. Ma che bello sto posto. Oh, ma è ossidiana questa. Fammela prendere un po' che non ne abbiamo. Mi inseguono. Un po' di ossidiana, raga. La portiamo a casa. Non è tantissima, ma 251 di ossidiana. Possiamo farci il polimero. E con il polimero possiamo farci in caso qualche capsula criogenica, se riusciamo. Che le capsule criogeniche in teoria le possiamo fare. E aspetta una roba. Come cazzo si chiamavano intanto? Crio, ecco, crio capsula. È solo che queste qui mi pare che comunque le vai a fare sulle cose, non le puoi craftare te ste robe, quindi le fai sulle cose tech, o all'obelisco o sulle casse di rifornimento, in teoria dovresti farle. Esatto, vedete? Allora, una roba molto utile che potremmo fare è raccogliere un po' di pelliccia prima di tornare a casa, più che altro per farmi il letto. Oh, bel T-Rex. Minchia. Che livello sei? Oddio, non ti incazzare. Livello 25, non mi interessa. 45. Fai schifo. Cazzo, uno smilodonte lo volevo. E che livello è questo T-Rex? Fatti vedere, cucciolo. Sì, vedi, livello 25. Ogni volta che mi testa l'animale è livello di merda. Sto congelando. Non posso stare qua a lungo. Se riuscissi a uccidere giusto qualcosa. Chi mi può dare la pelle qui? Merda. Ci sono animali con delle colorazioni assurde. Oh, oh. Guarda qui i cristallini come si nascondono. Oh, mettiti tutto al peso. Guarda, sporto una tonnellata sta roba. Tieni, prendi tutta sta roba qui. Bella pietra, dai, magari evitiamo. Mamma mia, ma sta animale è veramente una bomba, è diventato. Guarda qui, c'è qualche uccello strano lì. Saranno sempre una mod. Vabbè, io direi di tornare verso casa. Prego, dimmi che sei un livello fattibile. No, no, devo vedere il livello di quel robo lì. No, livello 90. Io lo devo prendere, raga. Perdonatemi, ma quando è troppo è troppo. Ah, lì ce n'è un altro. Aspetta che uccidiamo sto... Ok. Ma è una mucca. Oddio, c'è una mucca. Ma mi dà... Vediamo se mi dà un attimo la carne che penso io. Ah, però mi dà la pelliccia. C'è pure uno scorpione di merda. Madonna. Ok, almeno prendo la chitina che mi serve. No, dove cazzo è quel leone, raga? Quello lo voglio. Non mi piace il fatto che sia RGB, ma sti gran cazzi. C'è pure un elefante qua. Allora, posso solo sperare che si fermi con la bola, perché se si ferma con la bola abbiamo quel vantaggio. Oddio! Ma se schiva la bola, un po' un casino. No. Cos'è? No, è morto. Perché dovevi rompere i coglioni? Perché non ti ho messo passivo? Vieni qua, comportamento. Passivo devi essere, che due coglioni. Ritorniamo qua un attimo, quanto vado a bere. Da quando gli squali sono corazzati? Minchia, lì c'è quello di 7000 metri. Dio, ma quello è gigante e quello è ancora più gigante. Raga, ma che mod è? Ci sono squali veramente... Guardalo! Quello è già enorme, questo è... più gigante ancora. No, ma è pazzo completamente. Ma siamo fuori, raga. Ma io come cazzo li catturo? Ma quello è un obiettivo di vita, prendere uno squalo del genere. Scusa, questo qui è come il mio. Che livello sei? È livello 60. Aia, aia, aia. Ma porca puttana. Ma perché uno scappa e uno è aggressivo? Questo sta scappando, per esempio. A cagare. È immortale. Ah, livello 25. Una merda, raga. Vabbè, dai. Lo ignoro, lo ignoro. Io direi di andare a posare questi materiali. Ci siamo fatti un bel giretto, ci siamo fatti molte idee. Allora,
Maddio mio, minchia, altri 3 punti. Mamma mia, sta diventando proprio pista animale. Ok, posiamo tutto qua. Ah, tra l'altro ho trovato pure un progetto degli stivali blu. Infatti me li sono craftati ed equipaggiati. Non ci voleva granché di risorse, quindi alla fine li ho fatti. Fammi pensare, quindi il ferro sta squagliando. Certo, avere un'altra fornace velocizzerebbe un po' tutta la situazione. Allora, io voglio farmi un sacco a pelo. Ok, quindi io mi creo un sacco a pelo e poi in teoria col sacco a pelo crafto questa. Perché voglio vedere, questa mod in teoria dovrebbe farti passare la notte. Cioè, quindi una mod praticamente assurda per Ark. Volevo metterlo qui vicino al falò. Ce l'abbiamo qualcosa per alimentare qua il fuoco? Minchia, quanta carne. Tanto di paglia ne abbiamo qua a miliardi. Vieni qua. Prendo un po'. Io ho fame, come sempre. Madonna. Vediamo. Sleep. No, vabbè, raga. E tra 15 minuti posso ridormire. Tra l'altro il sacco a pelo che non si distrugge. Peccato per l'animazione. Forse sul letto proprio si ci sdraia. Sul sacco a pelo l'animazione non c'è mai stata. Magari sarà per quello. Qui sta scendendo una cassa. Lì ce n'è pure una rossa. Minchia, speriamo che quella lì sculi un po'. Dammi un po' di tutta sta roba. Dobbiamo iniziare, secondo me, prima di fare tutta sta roba, iniziare a mettere degli armadi. Così almeno ci iniziamo a organizzare, secondo me, casa. Perché così andare avanti con le risorse tutte sminchiate è un po'... Anche perché io non ce la faccio, ragazzi, io non ce la faccio così. Cioè, io voglio le cose ordinate. Mamma mia, la lentezza. Allora, prendi tu questo legno per adesso. Altre componenti per la casa. Ora mi vado ad aprire le due casse. Allora, partiamo da questa qui gialla. Questa può pure sculare volendo, eh. Volendo. Peccato soltanto che con tutta sta piuma qua non vedo un cazzo. In prima persona, devo per forza guidarlo in terza. Sella per il calicoterio, che non mi ricordo che cazzo di animale è, ma va bene. Buongiorno, questo animale non può nemmeno prendere un parasauro. Vabbè, con questa zona è piena di ferro, eh. Ferro ovunque. Quindi, ricapitolando, noi dobbiamo fare praticamente degli storage box. 4 armadi totali. Allora, a parte che esteticamente, sembra figo. Io pensavo di mettere 4 armadi così, una per ogni parete qua. Perché in teoria dovrebbero proprio bastare. Questi 4 armadi. Oh, posso mettere... No. No, vabbè. Sì, ma veramente? Veramente esiste una mod così? Allora, io ovviamente... No, così è tutta storta. E qua metterli dritti è un po' un bordello adesso. Però se ci riusciamo viene una figata. Vedi, sembrano dritti e invece no. C'era un trucchetto per mettere le cose dritte. Adesso non mi ricordo. Mi pare che funzionasse così. Allora, dobbiamo prendere una scala e metterla tipo così. Una volta che noi prendiamo le robe qui e saliamo sulla scala, ci mette perfettamente dritti. Quindi se adesso noi in teoria agganciamo i cosi, dovremmo essere proprio dritti. Infatti di dritti eravamo, semplicemente l'abbiamo messo che compenetra la parete, questo perché siamo dei coglioni. A meno che faccio tipo così, miro basso, così adesso lo sistemo io. E così dovrebbe essere perfetto. In teoria forse ho fatto bene. Perfetto, guardalo lì. Quindi qui possiamo... Beh, ma dato che è ordinato così, volendo, qua facciamo legno e pietra, qua facciamo un'altra roba. Tra l'altro, guarda qui, se io faccio cambia legno, posso cambiare proprio il materiale. Ed è fantastico, anche se così però mi sembra un pochino una cagata. Io direi di fare invece tutto sul black. Il black tech è tanta roba. Aggiudicato per il black tech. Quindi qua metteremo classico ordine, diciamo, di roba. A questo punto devo semplicemente svuotarmi tutto l'inventario. Prendere roba da qui e riempire quella. Forse potrebbero servire comunque più storage. Ok, ragazzuoli, per voi è passato un semplice taglietto. Io in vostra assenza ho fatto un bel po' di roba. E infatti, signori, vi presento la nostra nuova cazzo di casa. Il capannone, a parte che esteticamente, raga, guardate che atmosfera, raga, guardate quanto è figo. Il capannone ha il suo grande effetto. L'ho lasciato così e ho tolto il banco. E questo qui è tipo il capanno degli attrezzi. Figo, proprio lo lascio così come ricordo della vecchia casa. Ma adesso staremo in questo impero qui. Vi faccio vedere com'è. Ovviamente non è arredata, non c'è un cazzo dentro se non il magazzino che l'ho sistemato. Ho messo tutte le risorse. Qui abbiamo fibra, legno e paglia, pietra, pelle, roba animali, cristalli, minerali, roba così. E qua oggetti da costruzione, armi di scorta, queste robe qui. Qui ho messo il tavolo con i pestelli. Qui ho messo il banco da lavoro.
Qua c'è la spazzatura che per adesso è messa qui, qua c'è la veranda, che solo la veranda è grande quanto la mia vecchia casa, di qua si esce, vedete quanto è figo così, qua riusciamo ad accedere a quello che sarà il bagno, qua metterò il bagno, qua metterò invece una zona che collegherà alla serra, quindi qua poi metterò la serra, e poi andando di qui. Abbiamo il piano di sopra che è ovviamente vuoto, c'è un balconcino e poi qui si può salire direttamente in terrazza. Una grande terrazza spaziosa dove potremo mettere magari delle sdraio, degli ombrelloni e fare una villa di quella potente. Tanta roba, tanta roba. E per adesso, dato che la casa l'ho finita, le nostre esigenze si basano sugli animali, prendere animali da costruzione e animali soprattutto anche... Diciamo che ci aiutano a fightare, ecco, ci aiutano un po' a cacciare e a fare ste robe qui. Quindi andremo con... Mi serve un animale che non muoia male. Un animale che non muoia male, ma che allo stesso tempo sia resistente. Pensavo il triceratopo, però è vero anche che con lui volando abbiamo più vantaggi. Tra l'altro quanti level up prende, raga? Trasporta 800 di pe... Ah, ma io sono pieno di romi, devo svuotare. Perdonatemi un attimo che mi svuoto. Proviamo ad andare avanti per di qui. Aumentiamo il peso al nostro animale e anche un po' la velocità. Questo animale è una bestia. Quindi abbiamo visto che il castello è pieno di pipistrelli incredibili. Quindi lì non possiamo andarci. L'idea di fare una casa lì... Una scimmia! C'è una cazzo di scimmia. Questa zona qui di norma dovrebbe essere un po' piena di cristalli. Comunque vicino casa abbiamo un po' tutto, perché al massimo i cristalli, l'ossidiana si trova pure dall'altra parte. Quindi c'è. Il problema non è andarci io per conto mio, il problema è portare lì un anchiliosauro. Allora, esploriamo, esploriamo, vediamo se riusciamo a prendere qualcosa di utile. Oddio, una specie di Yutiranno delle mod. Livello 15 però. Mamma mia quanto è figo. Tu cosa sei? Ah, un altro leone. Minchia, che livello sei? Perché sta scappando? Da chi scappa? Sarà impaurito dallo Yutiranno. Dai, madonna. Che livello è? 140. No, raga, questo è nostro. Ok, stiamo per morire, raga. Ok, lui è in passivo. Mentre che è in passivo l'uccello dovrebbe in teoria resistermi. Sì. Sì. Dai. Figlio di puttana. Dai che sta... Madonna, ti sparo in culo te le metto. Sai come narcotizza subito. Ti prego. Mamma mia che precisione. Tigre di merda. Cazzo è un leone, una tigre, quello che cazzo è. Pure RGB, la voglio. Dai che sei il mio primo animaletto. Madonna. Ti vuoi addormentare? Ci sarà un modo. Ma porca puttana. Stai giù. Aia, 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 aia. Ma che cazzo stai dicendo? A caso? Mi ha pure rotto le ossa. Ed è ora di nuovo scappi. No, no, no. C'è qualcosa che non va. Non ho capito. Se ti stai addomesticando mi prendi per il culo. Perché mi allontani dal mio uccello. E detta così suona malissimo. Per poi... No, è caduto. Cos'è? Ehi. Porca puttana, ma vuoi addomesticarti una buona volta? Ma vuoi Giorgio? Minchia, raga, 31 frecce. Oh! Sì! Sì, cazzo, livello 140, abbiamo una cazzo di tigre. Raga, questa è OP. Merda, non abbiamo carne? Fai una roba, per adesso te ne metto giusto un po' di cotta. Ok, devo coprire qua. Questa roba qua, sarebbe buono fare le capsule. Però il problema è che non abbiamo il polimero, dovrei costruire il fabbricator. Allora, quest'animale qui non l'ho mai preso, onestamente. Dovrebbe essere una specie di triceratopo che emana tipo un gas. Allora, facciamo una roba. Per adesso a me serve la carne, quindi... E magari ti inculo male. C'è una fuga di gas. Ma perde dal culo, perde questo animale. Ah, ma che livello era questo qui? 135, questo era buono. Quindi gli animali preferiscono comunque la cruda. Sarebbe bello incontrare un montone, perché la carne di montone equivale, si può dire, a una crocchetta. Siamo alle cose serie. Intanto tu che livello sei? Mettiamo un po' la vita che fa cagare. Allora, tu sei uno Star Tiger. Quindi questa qui non è un leone, è una tigre. Ma quello che avevamo incontrato prima era una cazzo di leone, raga, ne sono quasi sicuro. Ok, è tipo una specie di smilodonte. Beh, io nel frattempo vado a farmi la sella.
Per trovare il punto, ti lascio la torcia qua. E nel caso fa buio, lo troviamo. Come vedete, spostarsi con questo volatile è fantastico, ma finalmente direi che è una missione compiuta, raga. Abbiamo la nostra tigre, che dovrebbe essere la versione migliorata di uno smilodonte alla fine. E in più livello 140, e sappiamo benissimo che gli animali aggiunti da questa mod sono, diciamo, molto più potenti di quelli normali, e possiamo già prenderne esempio da lui, che dovrebbe essere un optero. Potrei provare a vedere se questa sella compagia pure, ma non penso. Ah, qua, ok, ce l'ho. Quindi così, ferro, e poi cos'è che vuole? Fibra. Vabbè, me la crafto così. Ma dai, sto scrivendo. Ok, la sella l'abbiamo fatta, riposiamo la fibra, il ferro, la pelle. Sarebbe bello andare a piedi, giusto per... ci sto una vita e potrei morire. Però potrebbe essere un bel rischio da correre, onestamente. Ma sai che ti dico, anche se andassimo lì volando, poi lui resterebbe indietro. Quindi devo andarci a piedi, tanto avanti che sia domestica. Inizierò a partire. Ah, ho pure addomesticato due tartarughe, cazzo. Guardale lì, con quanto stile. Una e due. Poi queste qui le avvicino lì a bordo spiaggia e le metto in accoppiamento. Ragazzi, io mi dirigo verso la tigre. Ci vediamo fra 2000 anni, due secoli. Non so, sempre se la trovo. Porca puttana, raga. Ci sono delle iene, ma non dovrei essere tanto lontano, perché ho superato il ponte. No, non me lo dire. Che fin quando non si incazzano, mi sta anche bene. Oddio, dovrebbe essere... Oddio, le... Ah, ok, eccolo. Ma buon tonno. L'ho trovato finalmente. Ci mettiamo la sella, così quando si sveglia lo prendiamo subito. Anche sta roba qui mi interesserebbe. Ho già la sella. Però livello 150 non mi interessa. Dovrei produrre pure più polvere da sparo, perché abbiamo la pistola ma è scarica. Merda, ho sete. Sì, ora vado a mare. Ma cazzo, risalgo qua, ci sta una vita. Aspetta, da qui indietro dovrebbe esserci un laghetto. Merda, raga. Ci muoio. Porca puttana. Mi sono morto. Sono vivo. No, ce n'è un'altra. Porca puttana, due tigri. Eh sì, ma anche se la porto qui cosa faccio? Cosa ci concludo? Mi faccio ammazzare pure l'altra tigre. Sono morto. Porca puttana, era pure uguale. Ma poi guarda che casualità. Me ne spawnano due. Una a livello 150 e una a livello 100... Che cazzo è, 145? Dai, ma che due coglioni. Qua è dove sono morto io. Figlio di puttana. Ancora qua sei, madonna. Ma come camperi pure sul loot. Davvero figlio di puttana proprio. C'è pure resistente, guardalo lì. C'è pure la iena che rompe il cazzo. Ancora rompi coglioni. Equipaggiamoci la nostra armatura. Eccolo lì, quanto stile. Potremmo, volendo, pensare di farci un'armatura in ferro. Potremmo pensarci. Ok, signori, finalmente si è addomesticata. Guardate quanto è figa, raga, la tigre. Cioè, adesso ok lo smilodonte, ok tutto. Però la tigre, raga. La tigre è la tigre. Guarda che zampona. Mamma mia. Guardate subito la sella. Ma poi che è fatta pure bene sta cosa, sta mod. Cioè, c'hanno le selle. Non è una creatura caso la cavalchi senza sella. OP, sbroccata. Ha pure la sella. Allora, a differenza della tigre... Non vedo moltissima differenza tra la tigre. Sicuramente avrà un Io amo questo animale. Diamogli un po' la vita. Guarda quanto è bello. Che mentre colpisce questa tigre crea dissanguame. Ma non fa danno? Però se morde non fa danno. Ma tipo mezza buggata. Ma l'ho ucciso però. Però crea tipo dissanguamento, il che è una cosa buona, perché normalmente la tigre non ha l'effetto dissanguante. Solo che non ho capito se lo sto colpendo o me. What? Oddio, questo è il rinoceronte della mod? È un carro armato, proviamo a farlo. Ma il morso... Ah, ok, non ha sound, ma colpisce. Ok, lo dissanguiamo. 113 a colpo. Infliggiamo il dissanguamento. Mamma mia. Anche lui fa male, eh? Ok, sono convulsioni. Allora otteniamo la pelliccia. Pure un bel bonus di raccolta. Morde. Guarda che figo. Però morde. Però è fatto un po' male il danno. Vedete, io così non lo prendo l'anima. Ci devo stare proprio
Ah, manco lo prendo proprio. Per scuoiarlo devo farlo con le zampe, va bene. E è un po' fatto male la tigre. C'è questo problema con le hitbox che un pochino non le prende. Però portiamo la vita a 2005. Il mio personaggio è morto perché è rimasto schiacciato 100.000 kg di tigre. Tra l'altro uno di voi nei commenti mi aveva detto che anche questo qui va bene per addomesticare le mantidi. Quindi qualora ne vediamo uno possiamo tentarci. Solo che adesso non è più istantaneo, quindi presumo dovremmo fare una strage di rinoceronte. Bene, io tornerei a casa e poi ci salutiamo. Vieni qua, figlio di puttana. Tanto lui vola, in teoria non dovrebbe avere problemi a seguirmi. Noi andiamo con la tigre. Bene, andiamo verso casa, andiamo verso casa. Ok, già che abbiamo una super tigre mi sento molto più al sicuro, vi dico la verità. È pure bella, proprio da cavalcare, cazzo. Cioè, io ho una tigre, ragazzi. Non dovremmo essere troppo lontani da casa. Infatti siamo qua, salta. Guardalo lì. E possiamo pure sparare dalla tigre stessa. Quindi possiamo addomesticare gli animali pure da qui. Secondo me è un ottimo animale da terra, sia per andare a caccia, sia per andare proprio anche a raccogliere, a prendere dei nuovi animali. Secondo me la tigre è ottima. Purtroppo l'unica pecca è il pesco. Comunque siamo arrivati a casa. Signori, io direi che per questo episodio ci possiamo salutare qui con la nostra tigre. Siamo finalmente arrivati a casa. Tu placati, placati lì. E noi finalmente siamo qui a casa. Casa, dolce casa. Signori, per me è una missione compiuta. Io vi saluto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Ark. Ciao belle mie.